Don Giustino è stato il centro di unità, diciamo, del quartiere di Pianura. Pianura a quell'epoca era la periferia estrema di Napoli, dove non arrivavano neanche i mezzi pubblici, anzi non c'era neanche l'acqua a quel tempo, ci dicevano, e proprio il giorno della sua ordinazione arrivò l'acqua a Pianura. Il beato Giustino Russolillo diventerà santo. Il sacerdote di Pianura, fondatore nel 1920 della Congregazione dei Vocazionisti, sarà canonizzato il prossimo 15 maggio in Vaticano. Lui ha lavorato molto per l'unità delle famiglie, ha lavorato molto per la promozione dei giovani, ha lavorato molto perché potessero avvicinarsi a Dio, conoscere a Dio e soprattutto l'attenzione a coloro che andavano a lavorare molto presto, tanto che come parroco di Pianura lui celebrava alle 4 del mattino per poter dare la possibilità a coloro che andavano nei campi o lasciavano Pianura per partecipare alla messa e poi mettersi nel giorno del lavoro. Don Giustino fu proclamato beato nel 2011 da Papa Benedetto XVI. Nel 2021 la guarigione di un vocazionista africano fu dichiarata miracolosa dalla Chiesa. Si aprì così la strada alla canonizzazione del sacerdote napoletano. Don Giustino rappresenta sicuramente una figura molto carismatica, ma anche per il suo valore civile, perché l'impegno di Don Giustino fianco, diciamo, vicino alle persone che avevano più necessità, questa sua visione di una chiesa militante che fosse operativa sul territorio è un messaggio molto importante che ci aiuta anche nel presente e nel futuro, quindi anche vedo in questo atto, diciamo, che abbiamo questo nuovo santo napoletano, un segnale anche di speranza per le nostre comunità e per l'impegno che la Chiesa insieme alle istituzioni deve mettere in campo per essere vicina ai più bisognosi e agli ultimi.